Una delle invenzioni più importanti e più cariche di conseguenze per l'avvenire fu quella dei caratteri mobili da stampa. Durante il Medioevo i libri si diffondevano grazie al lavoro degli amanuensi che copiavano i testi antichi e moderni. Alla fine del 400 comparvero i caratteri mobili, prima in legno e poi in metallo. Ogni singola lettera veniva prodotta in serie. Ogni carattere isolato e mobile diveniva intercambiabile, permettendo così di comporre e ricomporre qualunque combinazione o modello. Grazie alla stampa si diffusero rapidamente molti testi letterari e la cultura penetrò in stati sociali che fino ad allora ne erano stati esclusi. Nel 1456 in Germania, a Magonza, apparve nella stamperia di Johann Gutenberg la prima versione a stampa della Bibbia latina. Gutenberg viene riconosciuto come il suo inventore, ma la stampa a caratteri mobili su supporti di legno e successivamente su bronzo e piombo era già conosciuta dall'anno 1000, ma non si era diffusa perché riservata solo all'imperatore e agli alti funzionari della corte. Dove? In Oriente, in Cina o in Occidente, nell'Impero romano.